siamo ragazzi? Non siamo ragazzi? Prova. Ok, grazie tanto, vi do il benvenuto. Sono Matty Mars e siamo qua su Football Manager. Football Manager 2019. Allora, siamo su Twitch ragazzi, la live delle 17.30. Vi ricordo che la live è dal lunedì al sabato su Twitch alle 17.30, poi verrà postata anche su YouTube il giorno dopo, quindi oggi è sabato, verrà postata il lunedì, la troverete il lunedì perché la domenica non faccio niente, quindi il lunedì troverete la live di sabato su Twitch, la troverete su YouTube, di Twitch su YouTube. Quindi vi invito comunque a iscrivervi anche su Twitch, così potete vedere le dirette. Se magari in quel momento non ci siete, la potete vedere poi dopo su YouTube quando vi pare. E ricordo che su YouTube comunque farò anche qualche gameplay, quindi ogni tanto ci sarà anche qualche gameplay, oppure faremo il punto della situazione esatto su Football Manager. E poi dalla prossima settimana voglio incominciare anche la carriera di FIFA con il Brescia molto probabilmente. E quindi intanto oggi ci occuperemo del nostro Hellas Verona, che nonostante tutto si sta comportando alla grande. Io sono andato un po' avanti anche off camera e devo dire che prima di tutto siamo quarti, che non è male, io non l'avrei detto. L'obiettivo di quest'anno è arrivare ai quarti della Coppa e a metà classifica. Quindi non ho intenzione di vincere in bel niente, anche perché in A col Verona io me la scappo, perché già è un miracolo così. E però nonostante tutto abbiamo 2 vittorie e 2 pareggi e 0 sconfitte, ragazzi, alla quarta partita. E finora, se non andiamo a vedere il calendario, anche considerando le amichevole, non ne abbiamo persa una, perché Reiner SC, o non so come si pronuncia, 3-0. Under Verona, vabbè, 20 non lo consideriamo, perché comunque abbiamo vinto, ma non la considero. Nancy 0-0, Lens 3-0, Coppa Italia 2-1, abbiamo vinto. Cosenza pari. La Spal, che è in Serie A, ragazzi, ce la fa un così. E invece 3-2, abbiamo vinto, non so come ha fatto. Poi la Leonzio 3-1, poi inizia la Serie B e con il Palermo abbiamo pareggiato, il Lecce abbiamo vinto, il Foggia abbiamo pareggiato, il Venezia abbiamo vinto. Il Venezia, insomma, è ultima classifica, era abbastanza fattibile. Adesso abbiamo la Cittadella, però io non l'ho... Poi vedremo anche, ragazzi, delle partite, anche delle altre, tipo io il Carpi, il Brescia. La Cittadella è terza, quindi non è che ce la manda tanto, eh? 3 vittorie e una sconfitta, aio! Non pensavo, il Benevento che l'abbiamo battuto. Anzi, ci abbiamo pareggiato perché ha 3 pareggi, ha 6 punti. Il Benevento, no, il Benevento l'abbiamo ma è per la qualificazione, era, ho capito, ah, ecco, non era per la Serie B. Siamo messi bene, ma ho di molta paura, perché come ripeto sempre, Matos è altro che 2 gol, ne ha fatti molti di più Matos, ne fa sempre solo un po', vabbè, l'unico che vale così tanto pure. 25enne, 3 presenze, no, come 0 presenze e 0 gol, fa sempre lui gol, è possibile? Non mi torna, ma 0 presenze e 0 gol in nazionale, ma io voglio sapere qua adesso in prima squadra quanti gol ha fatto? Ne ha fatti un botto.
ne ha fatti un botto. Vabbè, poi vedremo, ragazzi. Io ripeto, ancora tutto, tutto di questo gioco non so. E la cosa mi piace anche non sapere tutto di questo gioco, perché significa che ancora io, finché non capisco al 100% i giochi, mi sprono ad andare avanti. Quindi più è complicato, più ci gioco. Allora, il problema che dicevo del Verona, e lo dico ogni live, che lo ripeto magari per chi non segue la serie intera, che sono, vedete questi blu e azzurri che sembrano blu ugualmente, sono tutti venduti, sono tutti dati in prestito o presi in prestito. Quindi noi non abbiamo neanche la rosa nostra. Starnuto! Ah sì, grazie, se mi porto starnuto tappate le orecchie perché lo faccio leggermente fortino. Allora, il problema, ripeto, è che vedete che nemmeno la rosa principale è fatta dai nostri giocatori. Quindi è un problema. È il manco Matos è il nostro. Neanche Matos è il nostro. Fino al 36-2019. È il 2018, quindi la stagione se la fa tutta. Però poi se ne va. Io sono di parte, poi me ne andrò dal Venezia. Dal Venezia. Mona, dal Verona, perché no, non si può, non si può. Anche se devo dire che vedete la conoscenza tattica, la familiarità con questa cosa, io uso sempre la solita, cerco sempre di usare la solita, tranne nei casi in cui siamo veramente sotto, allora tento di usare un controllo del possesso con 4-4-2 che delle volte ha funzionato, cerco di chiudermi, ma diciamo che al 90% funziona questa in modalità aggressiva. Ma ho messo poi forse l'ultima giocata in positiva, non lo so. Ogni tanto modifico, ma cerco sempre di usare la solita cosa. Allora, siccome quella tra quanti giorni è la prossima partita? Cittadella il 22, oggi è il 21. Inizia da domani. Allora, dobbiamo impostare la tattica. Io, siccome non penso di essere molto molto sotto, io farei una positiva, un pochino più ragionata invece che offensiva, mi va bene. Sempre con il possesso abbastanza stretta, molto stretta. No, facciamo abbastanza stretta. Passaggi molto più corti, gioco molto più, ritmo molto basso. Io non li voglio, non li voglio, non li voglio sforzare molto perché c'è un grosso problema, ragazzi, che vedete che fisicamente sono rovinati. Più guardate la sfilza di infortunati, ragazzi. E il problema è che io, avendo anche pochi cambi, devo farli giocare. A parte che, vabbè, più di tre cambi non si può fare, quindi qualcuno per forza gioca tutti i 90 minuti. Ma il problema è che non li posso sforzare più di tanto, perché sennò va a finire che a metà campionato ci ritroviamo, si infortunano, che è una bellezza. E quindi vanno usati con delicatezza, sennò si ritirano, fanno come i capi in lavatrice che si ritirano. Allora, intanto qua Almici, che Almici sempre sembra, non lo so, ci cioè abbia qualcosa che non funziona, perché c'è sempre dei problemi, c'è sempre supporto. Marrone è di difesa, va bene. Maurizio, come stai messo te? Marcatura. Va bene, io cerco di dargli sempre quello che gli torna meglio, perché funziona per il momento, ha sempre funzionato, quindi cerco sempre di difesa, mi va bene. Colombatto, non so se mi va bene qua Colombatto. Mediano CC, ma allora andreste anche bene. Gustase Fonsta di là. Come si chiama? Gustafsson. Sì, stranamente ho detto anche bene. È un CC Colombatto, quindi vai anche bene. Però io ti vorrei
Ti vorrei col ruolo pieno, naturale, tuo. Se io ti butto di qua cambia qualcosa? No, non gli frega. Vediamo un po' se con Lombatto troviamo qualcuno. Munari, infortunato, che poi mi sembra non ha neanche mai giocato. Quindi vedete che io sono legato, perché già qui non c'ho. Io preferisco che. Allora, Gustafsson è di difesa, giusto? No, supporto. Allora, io preferisco che. Sono supporto tutte e due. Supporto. Preferisco che Gustafsson sia dalla parte di Matos. Fammi un po' vedere che Gustafsson. Controllo palla, cross, dribbling, cross 12, passaggi 14, 12, 14, e lui 8, 13, quindi molto meglio quell'altro. E Matos è quello che fa sempre gol alla fine. D'attacco, ala d'attacco. Attacca, attacca, che tanto Carmine non farà una ceppa. Te di supporto Ragusa va bene, tanto qua non gli fai manco la seppiagno. E poi. Chi rimane fuori? Anderson. È un CC. Anderson. Anderson mi serve. Io leverei il portiere sperando che non si faccia male il mio, ma. Che forma sta il portiere? 100%, il portiere sta sempre bene, non gli frega di niente. Anderson, mettiamo Anderson e Colombatto lo mettiamo al secondo tempo. Anderson c'ha cross 11, passaggi 13, quindi è meglio sicuramente di lui. Io lo metterei al secondo tempo. Potrebbe darsi che Anderson qualche gollettino raro l'ha fatto. Trutta. Ecco, poi dobbiamo anche occuparci di chi vendere. Perché io ho il mio libro nero, mi sono segnato qua. Io vorrei vendere Trutta, Carmine Lì e Pazzini. Perché non fanno mai gol. Pazzini però è il leader secondo me, quindi non si può vendere. Lì io ho provato a venderlo, ho simulato, ho provato a venderlo. Perché ogni tanto faccio anche qualche tentativo, qualche prova. E il problema è che mi dicono che non conviene venderlo perché sicuramente ha la possibilità di diventare un fenomeno, ragazzi. Fenomeno questo. 20 anni. Sì, non è messo male. Abilità potenziale però ce l'ha alta. Superbo per la prima squadra, la Madonna. Però in campo non fa niente, ragazzi. Vabbè, ce lo terremo. Quindi rimane tutta da vendere. E Carmine, il problema è che attualmente a gennaio, se non sbaglio, si riapre il mercato, no? Ditemelo, perché sono iper ignorante sul discorso calcio. Scusate, mi sono fiornato. Quindi io sono molto ignorante sul discorso calcio, però credo che. Comunque almeno il problema è che di punto è solo Trupta, Pazzini, Trupta, Pazzini, Carmine e Leo Sengwu. Anzi, no, questo è centrocampista nemmeno. Quindi ne ho tre che sembrerebbero abbastanza, ma in realtà sono pochi. E poi non fanno gol. Sempre Matos che fa gol. Quindi a me mi serve più che altro in questa squadra qui le punte. Le punte, qualche cambio anche delle ali, perché anche per le ali qua io non c'ho niente. C'ho Benzotti, che Benzotti è con noi? No, non è con noi, è solamente in prestito. Perché me lo. Ecco, questa cosa che mi fa vedere la gente che comunque non posso mettere, ma non me la fa vedere. Cioè, che me la fai vedere a fa'. Quindi va bene, per il momento lasciamo così in transizione. Fai pressing in tutto campo, va bene. Il fuorigioco è intensità estrema.
Ok. E comunque vabbè, l'intensità più pressing leggermente più intensa, però qui non cala l'intensità, e nemmeno aumenta. Come mai dovrebbe aumentare, scusa, intensità pressing estrema, e qui dovrebbe aumentare, non aumenta. Boh. Perde tempo ma leggermente più basso. Ok, tanto siamo in positiva. Va bene, andiamo. Io spero tanto di vincerlo perché si farebbe un bel balzo. Per piacere, conferma il giocatore della squadra. Sì, va bene, non, va bene, va bene. Allora, esprime la partita Under 20 Bologna, Under 20 Verona. Ah, Vitale non è in prima squadra, scusate, Faraone in prima squadra. No, che rendo disponibile. E io con che gioco? Scusate. Ne siamo impazziti. Prossimo incontro del Verona nel 18. Cioè, ma a me questi se li vincono li perdono. Cosa me frega? Verona nel 18, Inter nel 18. Vabbè, 10. Miglioramenti negli ultimi 3 mesi, calci d'angolo 1, controllo palla 3, niente, vabbè, questo non è migliorato, però è migliorata determinazione, fantasia, freddezza, visione di gioco. A me mi servirebbe che migliorassero colpi di testa, ovvero calci piazzati. Colpi di testa, eccolo qua, io voglio che migliorano questo. È veramente basso, noi colpi di testa non facciamo niente. Ma questo è prima squadra. No, non hanno migliorato un cavolo con quei 3 mesi, ragazzi. Se la prima squadra prudente, no, positiva prudente, infatti ce l'ho positiva. Sono più forti sulla destra, sono più forti sulla destra, sono forti sulle fasce. Manca forma fisica vitale, a tutta e Faraone, sono tutti fuori. Però devono entrare, eh. Quindi, dopo questo rapporto qua, io forse potrei cambiare allora. Marcate più stretti. Vabbè, abbastanza stretta, molto stretta, dato che sono forti, abbastanza larga. Però io vorrei solamente la difesa larga. Io vorrei la difesa larga, in modo tale che non vanno sulle fasce. E vorrei magari qui forse proprio stretto, se può. Vabbè, ma lasciamo così, no? Gli cambia tanto la familiarità. Un pochino scende. Vabbè, lasciamo così. Riabilitazione, riposo, prepartita. Ci dobbiamo allenare sui colpi di testa, ragazzi. È vero che lì non combiniamo mai niente, ce n'è parecchi. Buona affluenza per la partita contro il Verona, Serie B. Anche se non si arriverà tutto esaurito, 6200 persone. Incontro di sabato, cioè oggi praticamente. Lo stadio Pier Cesare Trombolato, almeno lui fa qualcosa. Ok. Vabbè, ma a me ora mi devi dire anche il tipo di erba che avete magnata, per sapere che tipo di erba è. Allora, la partita tra Matteo Zaccagni e... Va bene. Il Verona occupa la quarta piazza in classifica. Tanto
Però se si osservano le partite, secondo me. Antonio Ainsoni ha raggiunto un accordo con il Vera per il ruolo di allenatore portiere under 20. Ah sì, l'avevo preso io perché ci mancava. Diciamo che è un po' inutile forse proprio il portiere. Ha ingaggiato l'allenatore per il portiere, va bene. Poi Marco Perotta, ecco io questo, poi lo dovrò prendere il controllo anche per i rapporti dell'osservatore. Perché ora questo va già bene, 5,50, ma solitamente mi presentano i giocatori buoni ma che valgono un botto. Ma se io alla società ho 200.000 euro, ma perché mi fai vedere i giocatori da 7 milioni? Questo ci potrebbe già stare, perché per la squadra non è malvagissimo. 5,50, 24 anni non ce li ho ugualmente, però cioè, uno dovrebbe offrire secondo quello che uno ha. E cosa tanto non li ho? Cosa ti offro? Però ingaggio stimato, estremamente interessato. Io, figlio mio. Forse per me ti piglierei al volo 6 DC, mi servirebbero delle punte, io approvo. Cosa ti devo dire? Qui lasciamolo in seconda. Vabbè, io ho paura. Palermo Cosenza, il Palermo. Comunque voglio vedermi anche qualche partita all'esterno, ragazzi. Palermo e Crotone non mi interessano, a me interessa Carpi, Brescia e Cittadelle sopra di noi. Ah, poi abbiamo il turno di quarta, il quarto turno di qualificazione con l'Entella che sta in C, quindi si dovrebbe vincere. Ed è importantissimo perché è uno degli obiettivi che ci ha proposto, che ci ha imposto, più che proposto, la società, e quindi ce la facciamo. 2 a 2, va bene. Così restano. Oddio, il Palermo però. Vabbè, ma è la quinta. Bene, bene. Pareggia, così intanto perde terreno. Traoré si sta allenando sempre bene, ragazzi. È preso dalla primavera, under 20. Che poi under 20 non so quanto sia primavera. Bernardi non si allena per un ceppo, mi stai deludendo. Sì, va bene. Noi dobbiamo essere sempre pacifici, sempre obiettivi, sempre tutte rose e fiori, se no vanno in merda mentalmente questi. Pareggio, ok, abbiamo capito. Bologna Inter pure. Ah, under 20. Poi, Foggia Crotone, Salernitana Carpi, Livorno Perugia, Padova Pescara, Venezia Brescia, Ascoli Cremonese, Lecce Benevento. Test fisici, Alessandro Crescenzi, non richiesto. Anderson, non richiesto. Amperur, no, condizione test, non richiesto. Anche me le fai vedere a fare se non è richiesto. Ma va bene, no? Allora, io vorrei vedere, abbiamo detto Brescia, ma Brescia-Venezia. Cioè, ragazzi, Venezia è ultimo, quindi il Brescia vince. Manca andarlo a vedere. Brescia vince sicuro su 4 partite e 3 vittorie. Minchia, tutte le ha vinte. Tutte. No, tutte, no, una sconfitta. 3 vittorie e una sconfitta. E lui tra i vintage è una sconfitta, invece noi abbiamo fatto 2-2. Due pareggi e due vittorie. E siamo sotto di un ponticello. Se battiamo la cittadella, gli mangiamo in testa e si va a terzi. E loro facciano quello che facciano. Però se pareggiano, è che Brescia non penso non lo farà mai. Il Carpi.
andiamo un po'. Il Carpi Salernitana e vince anche lui. Salernitana. Dove sta la Salernitana? Ma ottava. È sempre a 3 partite sta. Una vittoria, 2 pareggi, ma potrebbe anche, non è detto, eh. Non è detto. Allora, io la formazione la tengo così. Speriamo ci vada bene. Qui ho dimenticato qualcuno. Emperor è importante, ma che problemi ha? Ah, non è pronto. A me interessava lui, però non è pronto. Vabbè, pazienza, andiamo così. Formazione la teniamo così. Lui come. Ah, aspetta un attimo, Silvestri. Portiere libero. Ma ti farei portiere da difesa sto giro. Dai. Dai, quanti gol si piglia. Amici. Queste sono Ragusa, non sono in forma partita. Io non posso fare altro, non c'ho possibilità. Almeci è dentro. Ci posso mettere Faraoni. Però poi non è che Faraoni si può fare 90 minuti. Terzino di supporto, mi va bene. Dai, andiamo così. Sì. Gli altri li devo tenere. Che devo fare? Allora, Scappini, Finotto, che nome c'hanno? Sonas, Brancas, Chenetti, Iori, Benedetti, Frère. Rudi, Cancelotti, Paleari, il 4-1-2-1-2. Manus, c'ha la stellina, quindi dovrebbe essere il favorito. Spogliatoio, palla alla squadra, ragazzi, appassionato, anzi energico. Possiamo allungare la nostra striscia vincente. Un po' fiacco. Dai, mi aspetto che vincete. Marrone solo, non ti va. Energico. Dai, no, no, questa va vinta, che niente pressione. Andiamo. Appassionato, voglio solo che tu butti la palla in rete, capito? E carbona. Dai. Allora, pausa un secondo, perché questa me la voglio vedere bene. Non azioni chiavi, ma quasi tutte le azioni, ragazzi. Godiamocela. La velocità va bene. Così starnuto. Mamma mia. Allora. Ragusa, porca boia, abbiamo cominciato ora. Feedback come ci fanno? Mi stanno un po'
concentrati. Carmine, cosa cacchio lo fai? Perché queste cose gratuite? Qua t'ammonisce. Allora t'ammonisce, ragazzi. Porca miseria. Pausa. Così non ci siamo. Non in possesso. Niente, perché sono così aggressivi? Mi tocca già cambiarli poi, no? Anzi, stiamo solo subendo. Lo vedo bruttissimo. Dai, Carmine! Sante Matis che ci prova. Carmine! Vai, farò. Poi è giusto che farò e faccio sempre che. Dopo mi vedo una cosa. Faraoni, dov'è Faraoni? Cross 13. Calci d'angolo 13. Mamma mia, forma fisica 58, 53 Ragusa, io Ragusa. Di Gaudio dov'è? Allora Ragusa è molto forte, tanto se fuori forma fisica attacco. Se fuori forma fisica e ti sei pure preso un cartellino. Istruzioni. Domande di più, dai. Poi c'è un altro che è concio come non mai, che è di Gaudio. No, è di Gaudio. Ha fatto il cambio. Cioè che di Gaudio è cotto molto. Si vede come si vede. Perché mettiamo pazzini tanto? Prendiamo questo prendere il gioco. Ragazzi, dai, equilibrata, se la gestisco meglio, se non deve funzionare, perché la raccatti se era fuori, ma sei scemo. Dai di capo, ma poi cosa crossi, non c'è nessuno. Ma è di là la porta, ma non è... Ragazzi, che minchia fa?
tirare, Zoccani, non tirare, 7.000 chilometri. Asci tua. Istruzioni. Dai, mostrate un po' di vita, poi fanno falli. Mando di su. Dai che la recuperiamo. Su, cazzo! Ma neanche un centimetro dalla porta. Ventisettesimo. Però sembra che comunque stanno attaccando il clima di più rispetto a prima. Fallo ragazzi, fallo, l'ha buttato giù. Salva la squadra, per favore. Atos. La stoppavi e tiravi, no? Allora, sembra che con mentalità che mettete a me, se non me la vedo neanche. Spogliatoio. Impegnatevi ragazzi, vai Matos, difesa, potete dare di più, centrocampo, potete dare di più, e porca maiala, butta dentro la palla, Pazzini, butta dentro la palla, su. Non arrivi, noi cambiamo qua.
la vedi ad attacco, però dai, da quello è cotto. Ragazzi, dai, 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 concentratevi su. Siete creativi. Diamo tutto per tutto, su. Mettiamo sta palla dentro. Porca, voi non c'è diversi. Matos. Attacca, Pezzini, attacca, la Rivi attacca. Attacca, Colombatto, si può, intensità alta, va bene così. Avete da tutto, manca 20 minuti. Su, su, su. Cavolo. Un pallone vai Pezzi, buon gioco, guarda che inizia con il fallo, benvenuto, ragazzi calmi, non ce l'ho più. Cittadella e niente, non ce la facciamo, ce l'hanno fatta buttare un pallone in rete, dai, l'ultima azione, su, su, è fatto, non mannaccio. Vabbè, intanto prima o poi va a capitare di prendere la partita. Abbiamo fatte 4, non abbiamo perso una. No, 2 vinti, 2 pareggiati. Un altro mese, finito. Peccato che se si vinceva questa, si poteva andare con il passivo. Verona, non ha fatto niente nessuno sto giro. Non ha fatto niente nessuno, spogliatoio. Guarda la squadra. Bella prova, no. Nulla è andato, non mi ha affatto preso di difesa. Non mi è piaciuto nessuno, Centrocampo non mi è piaciuto, l'attacco vabbè come sempre. L'avete fatto. È stressato, Pazzini. Gioca allora, gioca bene, non è che ti stressa. Stressato, poverino. Niente, e quindi siamo scesi di passivo. Io non è che voglio vincere campionato di B perché non ho nemmeno gli strumenti basici. Però. Non vorrei crollare. Il mio problema è che
Una delle migliori difese del campionato ha confermato la propria condizione visto che la Cittadella ha sconfitto il Verona. Bravo. L'avevo capito anch'io. Va bene, under 20, fate come vi pare, non mi interessa. Pareggiato contro il Bologna, under 20. Perde contro la Milano under 20, la Inter under 20, under 18, Verona under 18 con Inter, vabbè, ne prenderò atto, che non me ne può fregare di meno poi Verona. Allora, campionato, noi siamo sesti adesso, però manca sempre il Benevento. Mannaggia, che ci può recuperare pure. Vabbè, praticamente solamente il Benevento. Siamo finiti sotto parecchio. Chi deve giocare ancora? La Salernitana. A questo punto c'è da pregare che perda la Salernitana e il Perugia per salire un po'. E anzi, neanche si sale, che se perdono rimangono 8 comunque, se si rimane a pari merito. Però almeno non ci staccano. Allora, Perugia 2-3. Ecco, Perugia ha vinto. Siamo a posto. Scendiamo ancora. Lezione da imparare. Ha risposto a parecchie domande ai giornalisti sul calcio oggi di Verona, riguardanti la reazione all'incontro e la politica dei trasferimenti nella conferenza stampa dopo la sconfitta 1-0 del Verona. La squadra ha dominato la gara col 60% di possesso palla. Com'è potuto accadere? Questo è quello che succede quando non approfitti delle tue opportunità. Hanno avuto poche occasioni, ma ne hanno sapute, hanno saputo approfittare. Che ti devo dire? Quando si perde c'è la sta zitti, purtroppo. Allora, siamo sempre sesti. Il Lecce a 7. Il Perugia deve ancora giocare, la Salernitana deve ancora giocare. No, Perugia non ha già giocato, scusa, 2-3. Perché 4? Cioè stava a 3. Non l'ho capita questa. Cioè ha giocato e sta ancora a 4? E quante Salernitana pure ha vinto? Ma perché 4? Se l'hai giocata. Vabbè, fate come vi pare. Allora, riabilitazione, va bene. Allora, vediamo un po' gli allenamenti. Intanto, la prossima partita quando c'è? Che? Prossima partita. Ascoli, mi dispiace un botto perché ragazzi non se n'era persa una, compresa anche le amichevoli. Anche se siamo sempre all'inizio, però era una bella cosa. 22-25, minchia, subito praticamente, con l'Ascoli. L'Ascoli va in basso. 22, sconfitte 3. Ma dovrebbe essere qui di facile, non c'è niente, però dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Allora, allenamento, riabilitazione, possesso palla, prepartita. Niente, non fa niente perché in 2 giorni va bene. Io penso di essere superiore, eh. Ah, ok, ora gliel'ha messa. No, sempre 4 partite, ragazzi. Ma non le giocano? Che fa? La tirano fuori a fine stagione l'ultima partita?
miglioramenti, marcatura, impegno, intuito, posizione, visione gioco. Beh, sono migliorati un botto. Miglioramenti, spero, della prima squadra questa, eh. Difesa. Focus. Io vorrei colpi di testa, se può. Ascoli, allora, le punti di forza, i portieri della squadra sono dominanti sulle palle alte. I portieri della squadra sono eccellenti comunicatori. Capocannoniere a unica rete? Minchia. È lacunosa Nick Ross. Ok. Io comunque vado con la mia formazione basica. Sperando che siano in forma, ragazzi, perché dopo 2 giorni appena. Allora, io farei una cosa. Tattica, voglio vedere la forma fisica. Ragusa è cotto. Almiric è cotto. Davidowicz, come si chiama, è cotto. Di Gaudi è cotto. Kumbulla è cotto. Tupt è cotto. Forma partite, sono un po' cotti. Un po' tutti. Vabbè. Andiamo avanti. Ok. Ora? Quante mail mi ha mandato? 3 miglia. Riepilogo consigli. Aumenta i compiti offensivi. Una mentalità positiva, no, no. Concentra il gioco sulla destra, giocate più larghi, state più indietro, questo concordo. Vitali, Trupp e Faraoni, te pare. Questa, ragazzi, se non la vinciamo mi dimetto, parlo con la dirigenza, mi dimetto. 2 infortuni, Bianchetti, Munari e Crescenzi. Contrattura a linguine, 3-4 mesi. Sopra la media, basso. Kumballa. Miglioramenti di Kumballa. Kumballa si sta allenando a bomba, ragazzi. Sono veramente contento. Questo viene un bel giocatore. Porto sullo sviluppo dei giocatori. Fornisco riepilogo dei miei consigli. Kumballa. Ha avuto un effetto positivo, positivo. Va bene. Prepartita. Ci pensi te? Dai, eh. Crescenzi, test non richiesto, Imperur non richiesto, non del tutto recuperato e non del tutto recuperato, Anderson. Capito. Non entrano questi, non giocano questi. Siamo. Allora, questi stanno tranne Ragusa. Dov'è Ragusa? Ragusa di Gaudio. È cotto pure l'Aribi. Mettiamo l'Aribi. Io qui voglio attaccare, eh. Lui farebbe meglio da supporto. Allora la Ribi fai da supporto e Matos d'attacco. Va bene, Carmine, ferite. Almeno quello lo sai fa bene. Tanto non è che c'ho alternative. Se metto anche
Ma Cambulla, ma lo facciamo giocare a Cambulla che sta migliorando e anche Traoré mi sembra che sta migliorando. Centrocampo, terzino. E lui, vabbè, magari nel secondo tempo li mettiamo. Difensore centrale. Un po' di marrone. Vabbè, lasciamo così, dai. Allora, io metto mentalità offensiva. E qui metto abbastanza larga. Ritmo di gioco. L'intensità. Non voglio esagerare con l'intensità, sennò questi non giocano più, si rompono tutti. Passa velocemente, tenete la posizione. Fate pressing a tutto campo. Possiamo abbassare un po' la linea della difesa. Intensità estrema, più pressing, però non cala l'intensità, non capisco come mai, dovrebbe calare. Vabbè, io per ora lascio così. Ok. Va bene. Oh, questa dovrebbe essere abbastanza easy, eh? Se non facciamo cagate. Allora, Faraoni e Gustavsson. Gustavsson, Faraoni non c'è. Gustavsson, mettiamo. Laribi è già là. Zaccagni è sotto. Colombatto dov'è Colombatto? L'ho levato prima. No, è di là Colombatto. Ma lui non gli frega, destra, sinistra, non gli frega. Il problema è che non. Che gli metto? Marrone. Come si fa a mettere i marroni? Anzi, tanta gente che non gliela puoi mettere. C'è da giocare così, ragazzi. C'è da giocare così. E Faraoni, ma Faraoni. Anche lui sta qua, Faraoni. Dacci tu a Faraoni. Giochi una volta, giochi male e poi stai 2 mesi fermo. Allora, supporto, va bene, terzino supporto, mi va bene. Dai. E lui sta lì. Gioca come puoi. Tanto la Ribi non combina, assolutamente non combina niente. Spogliatoio, ragazzi, dovemo da vincere. Senza problemi, no, ma noi la mettiamo senza problemi che poi loro si rilassano. Potete farcela, dai, su. Appassionato la difesa, credo nelle vostre capacità. Appassionato, dai, credo nelle vostre capacità. E attacco. Devi buttare la palla in rete, sennò te la faccio mangiare, la rete e la palla. Taglie, che non fanno mai niente sto punto. Belli aggressivi, giusto? Offensivi, sì. Dai, dai. Adesso prendiamo con l'ASCII in licenza. Mi vado a ubriacare al bar. Verona ha fatto un balzo. Dai, subito in porta, eh. Gol subito, ci leviamo il pensiero. Bravo, così, mi piace. Dai ragazzi, concentrati, eh. Su. Non fatevi un gol. Amici.
poi la rivedo. Schiaffo. Domanda di più perché li vedo scarichetti. Li vedo scarichetti, li vedo ritmo di gioco leggermente più alto, dai. Li vedo un po' crocetti, so. Un altro rispecchio della porta. Vai calmo! Ma come non lo puoi sbagliare queste robe da solo davanti alla porta? Rigore, rigore! Carmine, ti sputo, eh! No. Carmine solo di rigore, credo. Ragazzi, il ping pong è in aria... Io non mi voglio mettere sulla difensiva, perché un gol solo non mi basta. Voglio almeno due. L'intensità che è alta, io farei così a sto punto, dato che il gollettino l'abbiamo fatto, facciamo leggermente più basso, così l'intensità deve diminuire un po'. È successo, attenzione, ok, è leggermente diminuita, o altrimenti più lento. Vai. Non li vedo molto energici. 77 Ustasifon, che è il nome brutto, non riesco a dirlo bene. Ustasifon. Dai ragazzi, sai, però domanda di più, voglio... Dai, voglio quella scintilla negli occhi e nelle gambe e nei piedi e nei capelli. 44, fine primo tempo, dai. Uno di testa per soddisfazione. Però va bene.
Allora, faticato a mantenere il possesso palla nella metà campo. Va bene, quindi metà campo deve un po' migliorare. Spogliatoio, la difesa, vabbè, mi è piaciuta. Facciamone qualche complimento, se no vanno in depressione. Dai, non dovete rilassarvi. Allora, potete dare, no, ma va bene, la difesa va bene, centrocampo potete dare di più. E attacco, devi da buttare la palla dentro. Dai, Carmine, svegliati, non ne fa un, cioè l'ha fatto di rigore, no? Di rigore. Dai, di testa, non ne mettiamo una neanche sotto giuramento. Da dietro, non è fallo da dietro? Vai, la Rivi se non fa un cartellino al giorno, non è con te. Siete un po' creativi, vediamo se con questa istruzione qua se la giostrano ancora di più. Questa buzza ne tira. Poi una volta tira la Vivi, una volta tira Zaccagni, una volta tira Rambo. Che si è fatto male qualcuno. I Liguez. La Rivi la passa. È gentile. Siccome gli dispiace far gol, io la passa. È tua, poverino. Non famo cavolate, eh? Non voglio vedere che succede. Allora, non mi dice Cotto che fare. Mettiamo Faroni, il Cotto già di suo, ancora prima di entrare. Flash lo metto. Vai in automatico. Per ora, la Rivi. Per ora li tengo così. Il 59esimo. 39. Io non vorrei cambiare tattica, non li vorrei tenere sulle spine, però positivo, non li voglio neanche troppo aggressivi perché vedo che l'idea del secondo gol sta sfumando. Io non so, sinceramente, io non so se chiudermi in difesa, però siamo superiori. Io voglio un altro gol perché il gol da rigore. Morisi, Cotto, quanto c'ha Morisi? Dov'è Morisi? No, in realtà no. Forma partita 100%, forma complessiva 74, questo è il cartellino. La Rivi dov'è? Anche la Rivi non è messo malissimo, però mi sta concludendo un ciuffo. Mettiamo di Gaudio attaccante esterno d'attacco, voglio che attaccate ragazzi. Matos,
Sei d'attacco pure te, Carmine. Vieni messa un coccolone. Secco. Tattiche lascio positivo, dai. Stasi non si può vedere il cambio. C'ho qualcuno? Cane è sotto, non si può. Colombatto è accanto, lui innominabile. Innominabile però non è la sua posizione. Sì, 78esimo, non facciamo l'altro gol a questo punto. Quindi cambiamo tattica. Pausa un secondo. A questo punto altezza abbastanza larga. Perdita di tempo spesso. Corti, leggermente più basso, va bene. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. E qui va bene. Marcatura pressing, più pressing. Quindi stiamo un pochino più col ferro sul collo e cerchiamo di perdere un pochino di tempo quando abbiamo il pallone. Ok, positiva, va bene. Io volevo un altro gol perché il gol su rigore va bene, però non è che ha dimostrato granché la scuola, sto giro, no? Quella scuola. Però, oh. Meglio così che peggio, eh? Dai, Zaccagni! Ehi, dai, non... C'è sempre l'ultimo che al 90esimo si piglia il cartellino. Buono. Che successo? Che successo? Non capivo. Perché l'ho buttato fuori? Posso non guardare? Mi volto. Novantaduesimo. Ragazzi, no, 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 non è successo. Fuori nostro. Siamo andati in attacco col piede sporco. Dai, no, è il 94esimo. Dai, dica, butta via, dica, butta via. Arbitro! Arbitro! Maledetto! Dai, pigliala! Butta via! 95esimo! Oh! Fischia! Finita? Rete, l'ho messo difensivo, subiscono troppo. Però, tre cartellini gialli ragazzi, complimenti, fate la collezione, quanti ve ne manca ancora per finire l'album?
certe volte così, però alla scuola a me non mi sono piaciuti neanche. Sì, sono d'accordo. Sono stati scandalosi, secondo me. La difesa, va bene, la difesa mi ha soddisfatto. Mi sembra assente, ti do una pedata. Non mi è piaciuta il centrocampo. È arrabbiato. E mi ha deluso di molto. E Carmine, allora, Carmine... No, questo è Colombato, arrabbiato. Carmine dice che l'ha deluso e lui è carico. Carmine, sei un imbecille. Grazie, mister, grazie. Se lui non capisce una sega. Vabbè, comunque. Allora, e il Brescia ha vinto. Con la Cittadella, però. Quindi la Cittadella ce l'ha, l'ha buttata un po' in basso. Però è sempre terzo. E non ha vinto. Noi abbiamo vinto. La Cittadella non ha vinto e dovrebbe andare sotto. No, in realtà no. 6 partite giocate, 4 vittorie e 2 sconfitte. Noi, 6 partite giocate, 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Vabbè, siamo a 11 alla fine, eh? Sono tutti lì. Il Perugia deve ancora giocare. Ma Perugia no, ha vinto. Ma perché se qui ha giocato qui dice che gliene manca una? Io non capisco questo. Perugia comunque ha vinto, sta a 11 come noi. E poi chi manca? Niente. Pescara, Perugia ha vinto, il Carpi ha vinto, il Brescia ha vinto, il Brescia vincerà perché non ne perde una, 5 vittorie su 6 e una sconfitta con il Livorno che terz'ultima. Il Carpi ha perso con la Salernitana e con l'Ascoli. E noi invece con l'Ascoli abbiamo vinto col Palermo, Livorno, Crotone, abbiamo pareggiato con Cosenza e Benevento e sconfitte Ascoli, Venezia, Lecce, infatti non mi tornava, Foggia, Palermo abbiamo pareggiato, sconfitta con la Cittadella, una sconfitta sola per ora, che ci si può anche stare vedendo com'è la squadra. Allora, va bene, va tutto bene. Siamo di Carmine, sì, ma hai fatto per rigore. Non è che hai fatto che chissà cosa, non è che, cioè, per me i gol sono altri. Comunque, va bene. Allora, prima, no, che posta, un attimo. Io voglio vedere il calendario. Allora, Padova, il Padova dovrebbe stare in basso. Infatti è 14esima. Il Padova ha una vittoria solo col Pescara, 2 pareggi con Spezia e Salernitana e 2 sconfitte col Cremonese e il Carpi. Quindi diciamo che dovremmo riuscire a batterlo abbastanza tranquillamente. E tra quanti giorni è? 4 giorni. Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. 3 giorni. E sabato è il quarto, quindi 3 giorni. Poi abbiamo la Salernitana, la Spezia, Carpi, Pescara. Diciamo che se va bene va bene, col Padova si dovrebbe vincere, con la Salernitana si dovrebbe vincere, con la Spezia si dovrebbe vincere perché sono tutti in fondo,
oddio, la Salernitana in realtà non tanto, però non ha vinto, no, in realtà non ha fatto malissimo, però si dovrebbe vincere Salernitana, La Spezia, Carpi si dovrebbe perdere. Eh sì, Carpi si sa proprio di sì. Pescara, dov'è? Il Pescara ci si dovrebbe fare. Ci si dovrebbe fare col Pescara. E la Cremonese mi sembra che è in cima, no? Dov'è la Cremonese? Cremonese, mi sa che Salernitana e Cremonese sono combattute. Con il break, il Carpi si dovrebbe perdere e con gli altri si dovrebbe vincere. Quindi ipoteticamente Padova vinta, Salernitana combattuta, Spezia vinta, Carpi persa, Pescara e Cremonese, Pescara forse vinta e Cremonese combattuta. Poi Brescia, ci abbiamo il Brescia. Poi abbiamo il Benevento, Crotone, Benevento che abbiamo vinto in una finale, era la competizione per l'abbiamo incontrato la Coppa Italia e abbiamo vinto 2-1, però non è detto che rivinciamo. E poi abbiamo l'Entella pure. Sinceramente sono un po' preoccupato. Allora, allenamento Crescenzi, mi stai deludendo, ma in tutto. Allora, abbiamo riabilitazione, fisico, transazione per il passaggio, attacco ragionato, più partita, Padova. Quindi non è che posso modificare più di tanto. Allenamento, social network. Allora, chi è la Sovereigny? Tipo, guardare la vernice che si asciuga, che noia. Addirittura. Se contasse qualcosa il possesso, ditemi voi sapentoni, avremmo dovuto vincere o no? Mi piace la vostra tattica, Verona Ascoli, continuate così. Questa si è annoiata. Provo grande orgoglio oggi per il Verona. Questi dovrebbe essere i follower. Va bene. Venezia è sempre più nell'abisso. Cara Venezia. Argomenti da seguire. Risalde, no, seguo tutto. Allora, riabilitazione, fate tutto quello che dovete fare. L'Ascoli, sì, ma non è inutile, me lo fai vedere dopo. Possesso 57%, tiri in porta 3-2, pochissimi. Passaggi giusti completati 91%, di altissimo. Risalde 7,1, 6,5, questo assegno Matos è stato protagonista di una prestazione tranquilla, e quello mi preoccupa un botto. Allora, il Padova ha portato in media 6 occasioni più rispetto agli avversari nei 90 minuti giocati. 5-4-1, però questo non è 5-4-1, questo è 4-1-2, giusto? 4-1-2-2-1. Ci sono 5-4-1. Vulnerabile contro la formazione 4-4-2.
Allora noi la mettiamo il 4-4-2, mi scusi, no, cambiamo formazione, che è la nostra seconda formazione. Quindi noi facciamo palla lunga, possesso. Possiamo fare il possesso e gli famo il 4-4-2. Sperando che ci abbiamo per i giocatori per farlo questo 4-4-2, perché mica è detto. 4-4-2, allora crescendo. Crescendo. Supporto. Anzi, ti voglio fare il tuo ruolo preciso. Terzino fluidificato. Poi marrone. Marcatura, copertura. Se c'è qualcun altro al posto di marrone un pochino migliore. C'è Maurizio che sta di là, c'è Marrone o Dowidiz che però non sta in forma, allora niente Marrone. Marrone difensore che imposta marcatura, difesa, copertura. Facciamo copertura. Maurizio, difensore senza fronzoli, marcatura. Io voglio fare proprio loro perché... ST che cos'è? Poi Elisalde pensavo fosse 8, invece no, vedo che è abbastanza. Mettiamo questo Balkovec. Dai. Balkovec che non gioca mai. Terzino di supporto. Poi, e qui abbiamo fatto difesa, centrocampo. Facciamo Mohamed Fares, che non è da noi, è inutile che me lo metti, non è da noi. E perché me lo metti? Questa cosa non mi piace. Allora, di Gaudio Vitale. E che te famo fa? Il supporto. Va bene, supporto. Poi Gustavsson forma, che forma c'hai Gustavsson? Ma ci potrebbe anche stare. Anderson. Matos qua ci sta male però, eh. Io Matos lo devo far giocare. Non può non giocare. Bezzotti non è registrato in prestito al Monza, ma perché me li fai vedere se non sono miei? Faraoni, Faraoni d'attacco, buonanotte. Ma io Matos, se io ti metto all'attacco, che ne pensi? Se io ti mettessi all'attacco, che secondo me all'attacco rendi. Secondo me all'attacco rendi perché te sei di Carmine. E come non mette niente d'attacco, che presso d'attacco, voglio vedere che combini. Poi Anderson. Anderson, centrocampista supporto, Ostasefon supporto, voglio che voi fate tutti il supporto.
Natus soprattutto. E Faraoni io qua non ti ci vedo proprio. Perché secondo me sei scarso ovunque. Però sembra che non ci sia nessun altro. Ma quindi ci manca anche un'ala. Ci manca un'ala perché non c'è proprio nessuno. Quindi Faraoni ti tocca. Fai quello che puoi fare. Fai il supporto pure te. Andiamo così, ragazzi. Speriamo in bene, eh. PM promessa. Ma è Amperur? Può giocare? Boh. Zaccagni. Può giocare? Allora mettiamoli, ragazzi. Passiamo qua. Rezzotti che ci fa lì, che manco. Allora, e vabbè, lui anche no. Laribi. Vieni, Laribi. Laribi. Allora, attento, mettiti qua, Laribi. Non ce lo fa niente. Allora. Lui sarebbe Ala. Per caso. Se la Libi posto di Danzi pure, tanto Danzi niente, allora stiamo così. Danzi perché poi tutti i ruoli tutti in mediano. Se io facessi tipo un po' bruttissimo, vabbè ragazzi, non mi fido di Faraoni. Non mi fido per niente di Faraone, ce lo vorrei levare ma tanto tanto di qui, non poco. Bezzotti, dove sta Bezzotti? Ma Bezzotti l'ho levato, perché me lo segni ancora? Tozzo portiere. Matos. Io ti lascio così. Proviamo ragazzi, non sono molto sicuro. Positiva per il momento mi va bene. Ritmo di gioco standard. Più pressing. Penso che così. Non lo so ragazzi, la sto testando perché l'ho già giocato il 4-4-2 ma non così. Non vorrei fare delle vaccate io proprio, di base. Mi scoccerebbe un botto. Però, dato che la subiscono, darsi che il Matos in attacco esploda. O in positivo o in negativo. C'è da vedere. Salvataggio, bravo che hai fatto il salvataggio, che me l'ero pure scordato di salvare. Intanto bevo l'ultima goccia qua di Pepsi. Ci voleva. Vinceremo. Va bene, qui fate come volete. Che è il 28? Cremonese 1-0 Padova. Under 21, Verona Bologna, ma non mi interessa, fate come volete. Prudente, aumenta compiti difensivi, riduce il compito dei supporti. Difendi più largo. Allora, io concordo sul
concordo. Li cambio in automatico. Allora, aspettate un secondo che devo capire bene. 1, 2 compiti di supporto sono ragionevoli per una mentalità attendista. Quindi, io credo che si riferisca a questi che sono un po' troppo di supporto. Allora, quindi vuole qualcosa più in difesa. Allora, testa in difesa che tanto mi sa che supporto, lui lo facciamo di supporto. Li faccio di supporto e allora vitale ti faccio, se ti va bene. No. Vabbè, allora faraoni. Terzino, allora lo facciamo di difesa. Maurizio di difesa, crescenti di supporto. Ok, poi leggermente più larghi mi aveva consigliato. Ma no, abbastanza larga va bene. Ok, non lo so ragazzi se sto facendo bene, perché a parte questo è il mio primo football manager e poi questa non l'ho provata. Allora, Verona affronterà il Padova, match molto aperto. Certo, voglio la vittoria, ovvio. Ceretta ci crede. Maurizio Ceretta ha risposto a diverse domande riguardo la partita e il futuro di Mohamed Fares. Corso bla 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 bla. Vabbè, qui parla di giocatore. Allenatore in seconda, ha preso da parte. Mi ha preso da parte e mi ha picchiato, lo denuncio. Dai, su ragazzi. Tore, lui si allena sempre bene. Sei un grande. Diventerà un fenomeno se continua a allenarsi. Pazzini. Mi stai a deludere. Ma proprio peso. Quando è che te posso buttare fuori? Domanda delle domande. Va bene, fate come vi pare. Manuel Perretti ha firmato un nuovo contratto che durerà fino al 30 giugno 2020, ma con noi? No, non mi serve tutto sto granché. Però Perretti, quindi ha fatto tutta la dirigenza in prima squadra, quindi è andato dall'under 20 in prima squadra o dall'under 18 è andato all'under 20. Diventa professionista, quindi sarà alla prima squadra. Vabbè, fate bovis, a me non è che sia tanto. Non siamo in condizione di aspettare una stagione perché diventi un giocatore buono. Crescenzi, test non richiesto, Amperur non del tutto recuperato e Anderson non del tutto recuperato. Ragazzi, siete rotti nell'animo, non nelle ossa, che è diverso. Anderson, è capito. Questo è messo peggio. Daribi è già dentro, se non mi sbaglio. Dov'è Daribi? E allora perché ti devo dire? Vai al posto dei Laribi.
No. Dai. Supporto. Allora, quanto manca? Ci siamo? Sì. Sì. Vitale potrebbe far fatica, ma Vitale fa fatica sempre e comunque, ragazzi, non è che cioè, non è una novità, non ve lo vorrei dire, non vi allarmate. Traoré che si sta sempre terzino, no, centrocampista offensivo. Traoré, no? Che si sta sempre allenando bene. Indulletto andrebbe più su, Traoré. Questo va bene, Vitale, ma non posso fare tanto, non è che posso prendere niente. Vabbè, noi proviamo questa formazione, solitamente non la gioco, però mi hanno detto che la squadra soffre il 4-4-2, la squadra avversaria soffre il 4-4-2. Io solitamente non ci gioco. Controllo del possesso. Proviamo, ragazzi, siamo al limite, cambio un corso d'opera. Speriamo. Poi va, se la perdo vado a cercare chi me l'ha consigliato, licenzio. Allora, Matos è la stella della squadra, però non gioca in attacco. Anche questa è una prova. Parla alla squadra, ragazzi, energico. Siamo i favoriti, ragazzi, nessuna reazione, dimostrate il vostro valore, non gli frega. Dai, confuso. Mi aspetto il controllo. Come, mister, il controllo? Cosa mi fa a centrocampo? Dai. Qualità di cattiveria, sembra. Vai, abbiamo già perso. Adesso eviti, manco l'italiano capiscono. Su. Dai, bolletto subito. Così siamo a posto. Dai, ragazzi. Concentrati, eh. Partita che è già subito. Su, animo. Taglie, la testa neanche se ci pagano. In realtà sono già pagati loro. Perché basta. Thank you.
ragazzi, però un po' di grip, eh? E dei floscetti. Qui ci dovrei mettere tre faraoni, praticamente cambia completamente. Qui Carmine ce ne metto uno e qui a suo punto arretrato, regista arretrato di supporto. Anderson, allora metto anche qualche difesa, no? Difesa. Troppo
proprio così. Sopporto. Coscienze. Coscienze va bene, però di difesa, non è coscienze. Automatico piuttosto. Proviamo. E tattica. Speriamo, eh. E alla fine è molto simile a come gioco di base. Allora. Era già munito? Yeah! Grande! Un 10! Vai a casa! Oh. Bene, 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 bene. Tiki-taka offensivo. Dai, che ora sono in 10 e gli famo a... gli famo un... Dai ragazzi. Vitale, vitale. Dai ragazzi, su, parla alla squadra. Energico. Possiamo fare risultato. La difesa va bene, centrocampo può migliorare. E attacco. Dai, dimostralo. Carne. È sempre a bocca aperta. Mi sentono le mosche. Su. Dai, la rivi, insomma, la porta è di là, la rivi. Dai, siamo anche in forma fisica, su. Non si può pareggiare, Sassuolo in 10, su ragazzi, dai, domanda di più, su, su ragazzi, su, ultra offensivo, cosa vi devo dire? Io vorrei esagerare, però ragazzi andiamo. Ma come fai, cazzo, allora? Devono entrare queste, finalmente non queste, non entra nulla. No, no, non so.
pieno senza no prendere. Preferisco subirlo. Avanzato di supporto, supporto pure centro supporto, tutti di supporto, basta che la buttate dentro. Traoré, attacco, Aris, attacco, Sorens, su. Voglio il gol. E lo voglio adesso. Si può pareggiare una partita del genere. Stasi con le cotte. Prendiamo il pannolino. Dai, saccagni. L'attacco, vai in attacco anche te. Rischio di perdere questo punto. Guarda come si fa a fare sul tavolo. Tu rischi di leccarsi pure il gol, eh? Gira che ti gira. Bravo la vita, porca miseria, vai Matos. Crescenzi. Vuoi che la fa mette un pallone in mezzo? Non ce la fa. Su. Fallo! Rigore! Ma come fai a non metterla? Sei sotto rete! Lui, insomma. Vai
ma non tirarli lì, mamma. Che ci devi a fare lì? Aspetta, quattresimo. Arbitro, ti parlo, dici 15 minuti di davanti e lui te la faceva. Ragazzi, su, porca troia, andiamo, che calma. Vabbè, la difesa è calma, ok. Va bene, ci sta. Perché tutte le palle sprecate. Adesso, come al solito, al 90° si vede il cartellino. È finito, ragazzi, andiamo a casa. Un bel pareggio. Poi quel palo, ragazzi. Imbecilli. Allora, ma voglio vedere, difesa, difesa, guarda, ha fatto un buon lavoro, okay. Negativamente ti attacchi alla ceppa, alla ceppa, Carmine, io ti butto fuori, sei inutile. Sei inutile. Va bene, ragazzi, niente. Allora, usciamo di qui, non ne voglio più sapere niente io. Erano pure in 10 e non ce l'abbiamo fatta. Io non so che dire. Stiamo a crollare se si va avanti così. Allora, ciao Re, voto 9 allenamento, poi lo metti in partita. Quindi abbiamo fatto un Cittadella persa, un Ascoli vinta e un Padova pareggiata, quindi abbiamo fatto tutti i colori. Stiamo perdendo terreno alla grande, nonostante eravamo partiti bene. E mo in Perugia deve perdere, non perde tutti fondamentalmente. Il Carpi perdesse non sarebbe male. Comunque, ragazzi, io direi che la live possiamo al momento concludere qua. Io salvo, perché ormai quello che è stato fatto. Salvo la partita come live Twitch Verona. Si salva, nonostante sia andata male, ma pazienza. E niente, ragazzi, io vi ripeto che la live è tutti i giorni alle 5:30, poi il giorno dopo verrà postata su YouTube, quindi questa live andrà a lunedì su YouTube. Se volete vedere la diretta, naturalmente vi potete scrivere direttamente su Twitch. E niente, ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo lunedì alle 5:30 su Twitch e alle 2 su YouTube con la partita caricata. Alla prossima, ciao a tutti!